base logistica dell'esercito degli Stati Uniti ed è la maggiore base di tutta l'area mediterranea e non solo, che ha alimentato le guerre, gli ordigni, le missili, le bombe al fosforo e tutto il resto per tutte le guerre che si sono combattute finora. Ebbene, si è indetta una manifestazione, giusto, ma levando intanto USA al nome della base. Si va a manifestare alla base di Kendall. E questo non è giusto, è ingannevole, perché anche perfino nel territorio nostro, Fisarono, non tutti sanno esattamente cosa sia questa base. Perché se noi facevamo un'inchiesta qualche tempo fa e vedemmo che molte persone dicevano ma è una base italiana dove ci sono anche gli americani. Altri dicevano no, vedi chi sbaglia, è una base NATO, no, tutte e due le risposte sbagliate. È una base degli Stati Uniti d'America, solo degli Stati Uniti. Allora, andare a manifestare una base statunitense, levando USA e poi appendendo sul reticolato della base slogan come rompiamo l'Europa, rompiamo l'Unione Europea, secondo me è frutto di una visione diversa, per me, lo dico chiaramente, sbagliata. Qual è il nemico principale? Per capirlo bisogna riandare a un minimo di memoria storica. Cosa, che ruolo hanno svolto gli Stati Uniti d'America dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi? Gli Stati Uniti d'America sono stati il perno di un ordine mondiale che ha cercato di imporre un dominio dell'Occidente, ma in un mondo in cui dall'altra parte c'era l'Unione Sovietica, c'era anche la Cina popolare, c'era il Vietnam, c'erano altri paesi che non sottostavano a questo diritto. Ebbene, che strumenti hanno usato gli Stati Uniti? Quello dei colpi di Stato. Ora, non vorrei dare lezioni a nessuno, ma c'è un importante studio pubblicato in un sito importante che si chiama Global Research, lo trovate su internet, oppure se volete leggere in francese Mondialisation, che è stato creato in Canada da Chossudowski. Chossudowski è un noto economista, è un docente di economia e collaboratore già a suo tempo di Le Monde Diplomatique, eccetera, uno dei siti migliori. Hanno promosso uno studio che ci ricostruisce quella memoria storica per capire qual è stata la politica degli Stati Uniti. Allora lo studio dice che dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi gli Stati Uniti hanno condotto guerre o colpi di Stato in circa 40 paesi del mondo. 40 paesi del mondo. E io spenderei, se permettete, un minuto per leggere velocemente, non mi fermo, ma quando sentite il paese, qualcosa vi può arrivare. America Latina, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Uruguay, Africa, Angola, Chad, Congo, Libia, Sudan, Asia, Afghanistan, Cambogia, Filippine, Corea, Timor Est, Indonesia, Laos, Nepal, Pakistan, Vietnam, Medio Oriente, Iran, Iraq, Palestina, Siria, Europa, Jugoslavia, Georgia, Ucraina. Sono circa 40 paesi. Questo studio fatto da seri ricercatori, non propagandisti, seri ricercatori, calcola che queste guerre, colpi di Stato, pensate solo colpo di Stato in Indonesia, provocò un milione di vittime, fu spazzato via quasi l'intero partito comunista indonesiano. Il colpo di Stato in Cile, lo conosciamo meglio, e altre ancora, delle guerre, la guerra del Vietnam, i milioni di morti che sono stati provocati, che ancora oggi continuano a morire per i veleni chimici che hanno spazio gli Stati Uniti in questa guerra. Allora, questi ricercatori calcolano che queste guerre hanno mietuto qualcosa, prudentemente dicono, dai 20 ai 30 milioni di vittime direttamente delle guerre. Non nemmeno delle conseguenze poi delle guerre, cioè la fame, le malattie, gli esodi forzati. 20-30 milioni dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. E c'è un esempio molto esplicito che fanno.
e cioè che questi equivalgono a circa 10.000 11 settembre, cioè l'11 settembre l'attacco terroristico più sanguinoso, quello che porta all'inizio della guerra globale al terrorismo, viene preso come parametro per dire che fino allora gli Stati Uniti hanno provocato qualcosa con un numero di morti 10.000 volte superiore. Al momento in cui, e gli è stato detto, si vede un mondo le cui placche, diciamo, si stanno muovendo, è un mondo in cui agenti, diciamo, soggetti statuali e sociali emergono richiedendo cosa? Una partecipazione alla spartizione di una ricchezza mondiale creata da tutti i popoli, da tutte le risorse umane e materiali del pianeta. Chiedono una, non dico una società ideale come possiamo avere in mente in tanti, ma chiedono una almeno più equa spartizione. Bene, questo viene recepito a Washington, ma allora a Parigi, nelle maggiori capitali, come una minaccia mortale a un vecchio ordine che va mantenuto a tutti i costi e che i dati che vi dicevo prima testimoniano che gli Stati Uniti hanno cercato di mantenere con gli appetiti e con i denti. E ora si apre la nuova fase, Gli Stati Uniti non vogliono una Europa indipendente, vogliono un'Europa che sia dipendente dal loro dominio. Questo è chiarissimo, perché al momento in cui si scioglie prima il Patto di Varsavia nel 91 e poi si disgrega la stessa Unione Sovietica, Washington enuncia un chiarissimo concetto, cioè che gli Stati Uniti restano, lo cito a memoria, ma lo cito, cioè gli Stati Uniti restano il solo Stato con una forza in ogni dimensione, cioè politica, economica e militare, realmente globali. E viene enunciato questo concetto, non c'è alternativa alla leadership statunitense, cioè siamo noi che comandiamo il mondo. E lo dicono ad alleati e ad avversari, siamo noi che comandiamo il mondo. E riguardo all'Europa, questi documenti ufficiali dicono una cosa precisa, e cioè dobbiamo conservare l'alleanza atlantica come strumento di influenza e presenza degli Stati Uniti negli affari europei, impedendo che si crei una struttura indipendente europea che metterebbe in pericolo il sistema di comando. Qui vi ho citato un documento ufficiale che resta tuttora la strategia degli Stati Uniti d'America. Cosa vuol dire? Che la NATO è sotto comando statunitense non perché c'è nello statuto, per una sorta di diritto, diciamo, ereditario. E cioè il comandante supremo alleato in Europa è sempre nominato dal Presidente degli Stati Uniti d'America e tutti gli altri comandi chiave della NATO sono in mano a ammiranti o generali degli Stati Uniti d'America. Vuol dire che la NATO è nella catena di comando del Pentagono. Cosa vuol dire? Che noi assolviamo le potenze europee, tutt'altro, perché Germania, Francia, Gran Bretagna, le maggiori, trattano con gli Stati Uniti, spartiscono fette della torta, diciamo, e hanno corresponsabilità enorme. Ma se guardate l'Europa dell'Est, praticamente tutti i paesi, tutti i nuovi governi, che sono in genere delle vere e proprie cosche mafiose, cioè più o meno, non so se sa, spesso è possibile, sono legate non tanto a Bruxelles, all'Unione Europea, ma a Washington. Sono a filo diretto, sono quelli più avanzati. Il governo polacco è quello che ora sta riarmando e sta spingendo per un armamento verso est che
che rischia realmente di portare domani a una guerra contro la Russia. Sono loro i più accesi, ma sono dei burattini chiaramente nelle mani del burattinaio. Quindi c'è un'Unione Europea che noi ovviamente critichiamo e combattiamo, perché la vediamo come una sovrastruttura di un sistema formato dai grandi poteri, dalle multinazionali europee, dalle maggiori potenze europee, quindi funzionale a questi interessi. Ma non possiamo dire che l'Unione Europea è il nemico principale o addirittura diventa l'unico che si facciano sparire gli Stati Uniti d'America. È un unico sistema in cui però l'Unione Europea, stiamo attenti, è così composta un solo dato che 22 dei 28 paesi dell'Unione Europea sono membri della NATO e l'Unione Europea riconosce che la NATO è il nostro sistema di sicurezza.